Eccoci qua al campo della Piaia, alle mie spalle, una situazione che credo conosciate un po' tutti benissimo, perché passando per il lungomare Gaboto, andando in direzione Formia, è inevitabile lanciare un'occhiata in direzione di questo che una volta era un campo anche omologato, perché come mi ricordava Giampiero, fino alla metà degli anni 80 ci giocavano le squadre giovanili delle varie società gaetane, quindi ci si facevano delle partite vere, tra virgolette. Ci sono ancora, e Giampiero prego di inquadrare, addirittura i riflettori, per cui ci sono stati dei tornei notturni ai quali anche io nella metà degli anni 80 mi ricordo di aver partecipato. Quindi un campo che cercheremo di capire il motivo del suo abbandono. Intanto Giampiero mi segue, entriamo dentro su quello che ormai è diventato un fondo particolarmente irregolare. Giampiero prego di inquadrarlo. Ecco, vediamo la situazione. C'è da fuori sembra quasi che ci sia un'erba di quelle tra virgolette normali, ma si può chiaramente vedere che il fondo è irregolarissimo, è praticamente adesso impossibile giocare una partita di calcio su un campo del genere, e queste particolari forme di erba fanno capire davvero la situazione in cui versa questo campo. Le porte ci sono ancora, è già qualcosa, però il fondo ormai non drena più. Ecco Giampiero che va a inquadrare quello che rimane da un inverno particolarmente piovoso. Ecco le ruote di alcune macchine che passano per andare dall'altra parte di questo spazio, che però ricordiamo ancora una volta non appartiene alla nostra città. Questa area è stata destinata all'autorità portuale Fiumicino-Civitavecchia, e anzi proprio a questo proposito Giampiero, adesso facciamo un piccolo stacco e andiamo a vedere cosa c'è scritto su quel pannello affisso sulla recinzione. Andiamo Giampiero, seguimi. Autorità portuale Civitavecchia Fiumicino Gaeta, che praticamente a tutti gli effetti è l'ente che gestisce adesso questa superficie, che ormai non chiameremo più campo di calcio ma la definiremo appunto area demaniale, compresa tra il campo sportivo e il lato nord della Darsena San Carlo, come vedete dalle immagini che Giampiero Armenio sta riprendendo. È chiaro che se è un'area servita all'autorità portuale, difficile, sarà molto difficile che questo campo venga riportato alla sua funzione originaria, cioè quello di far giocare a calcio delle persone di Gaeta. Addirittura qualcuno sul sito Gaeta Sport ha auspicato un manto sintetico per poter cercare di risolvere il problema della superficie ormai devastata, ma insomma sarebbe già qualcosa di importante cercare di riadattare questa superficie e restituire alle società di Gaeta. Sì, ma sto campo perché sta abbandonato così? Lei che sa? Non lo so. Anni che non si gioca una partita, vero? Che ne so io, mi dà le prende. Senta, questo campo sportivo qua prima lo usavano, perché adesso è tutto abbandonato? Roba di ragazzi, è roba abbandonata. Se si potrebbe utilizzare sarebbe una gran bella cosa. La Gaeta, per la faccia nostra, per la civiltà. I palazzi sono quasi tutti in ristrutturazione, stanno facendo passare gli impianti per mettere a norma l'elettricità, come Giampiero sta inquadrando in questo istante, perché ripetiamo, questo è un quartiere purtroppo dove l'età media è molto alta, infatti non vediamo giovani nonostante oggi sia sabato, quindi molti non lavoreranno, però chiaramente sono case abitate soprattutto da anziani che le hanno ricevute dai loro genitori, quindi certamente una situazione dal punto di vista sociale non facile. E strutture come quella del campo sportivo potrebbero ridare un po' di vita, potrebbero riportare dei giovani, dei ragazzi in questo quartiere dove purtroppo si vive soprattutto di ricordi, come abbiamo ascoltato dalle due persone che abbiamo sentito. Io sono nuova da qua. Nuova? Ah, quindi lei non è... Sono da qua, però sono nuova. Sto in Venezuela, sono da qua, passano un po' di tempo e poi... Quindi lei è originaria di Gaeta, emigrata, sì, in Venezuela. Sì, venga sì. Qui allora, chi meglio di lei? Come, da quanti anni mancava? 40 anni, 45 anni, dal 57. A me risulta che il campo sicuramente fa parte di un progetto sicuramente più ampio, ed è quello più mirato nell'ambito turistico che non nell'ambito di quello che sono le attuali esigenze della zona, che è completamente ormai all'abbandono da anni. Io qua ci sono nato, ci giocavo da bambino, quindi so quello che significa un pezzo di terra dove poter giocare. I nostri vecchi cortini che non esistono. Se si va lì giù e si dà un'occhiata, si vede che i pali a momenti possono cadere, uno ne è già caduto quest'estate, è stato rimesso a posto. C'è una sbarra che è stata tolta, quindi qua d'estate diventa zona di campeggio non autorizzato, ma un tacito consenso, diciamo, quindi... Un peccato, perché la superficie è bella e potrebbe essere riadattata. Ripeto, credo che faccia parte di un progetto che ormai ha già preso... L'autorità portuale. Credo sì.
Non so da chi dipende, ma a tutte le autorità, sto campo deve rimanere alla Piaia, anzi lo devono custodire, possibilmente ci metterci un custode, renderlo sempre attivo, renderlo sempre positivo per tutti. Invece tante volte, proprio anche durante il periodo invernale, l'abbandono è più totale cosa. Sappiamo tutti l'importanza della chiesa, delle parrocchie, dei luoghi di aggregazione, soprattutto per i ragazzi, non solo a Gaeta, ma credo un pochettino in tutte le località. Allora vediamo di chiedere a Don Gianluigi Valente, il parroco della chiesa, se c'è la possibilità magari di annettere questa superficie alla chiesa per creare una specie di oratorio o comunque qualcosa che permetta ai ragazzi di giocare a pallone. Tra l'altro, da questo tipo di esperienze, soprattutto negli anni 70, sono nati grandissimi campioni. Vediamo se il parroco c'è e ci vuole ricevere per dirci qualcosa a proposito. Sostanzialmente ci furono anche delle conversazioni con il presidente del consiglio di quartiere a proposito di questo campo, si parlò di un progetto insomma di integrazione, di insomma di utilizzo diverso eccetera. Poi il discorso è andato un po' così, anche perché forse non rappresentava un'urgenza immediata o che. Sono a conoscenza anche del fatto che già Don Gianni Cardillo, quando si trovava qui, cercò un'intesa con il comune, appunto una specie di convenzione per poterlo utilizzare. Per il resto io non posso dire un granché, perché anche io personalmente non me ne sono interessato molto, perché ripeto, poi ci sono altre cose e uno non ci sta a pensare direttamente. In verità credo che ci siano dei problemi per quanto riguarda anche la gestione da parte dell'autorità portuale, perché non so poi quali saranno le loro intenzioni così. In assenza dei cortili però, Don Gianluigi, potrebbe rappresentare un'area di aggregazione forte, soprattutto per i più giovani? Certo, questo però comporterà il sapere bene chi dovrà gestirlo, a chi dovrà essere dato in gestione, come lo si dovrà manutenzionare, se dovrà essere un campo da gioco, soltanto campo di calcio, o se vi si dovranno impiantare altre attrezzature sportive. Non c'è dubbio che insomma il quartiere soffra una mancanza notevole di spazi per i ragazzi e non abbiamo effettivamente un luogo dove poter far stare i nostri ragazzi per un po' di divertimento. Una delle eventuali soluzioni a questo problema, sappiamo tutti che la Chiesa ha parecchia ascendenza anche su chi deve decidere determinate situazioni, quindi pensate che bello se questo diventasse il campo della parrocchia di San Carlo. Nessuno ne parla. I ragazzi vengono a giocare quando il tempo è buono, quando è la domenica, il sabato pomeriggio, però si vede che è abbandonata, ma non da oggi.